8 linee dalla questura, con tanti saluti al degrado. 1, 2, 3, 10 blitz in poche ore. Monteberico, Campo Marzo, il quadrilatero di Viale Milano, Via Firenze, Via Genova e Viale Torino. Bandiscena, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza con un'unità cinofila, Polizia Locale e Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Non ci sono confini, tutta la città, tutta Vicenza viene passata al setaccio. E allora, pronti via! Sotto i portici di Monteberico vengono identificati 4 clochard accampati con cartoni e giacigli vari. Uno arriva dal Bangladesh, non è in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia, risulta con precedenti per reati legati agli stupefacenti, al porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per reati contro il patrimonio. Nei suoi confronti il questore firma un provvedimento di espulsione con ordine di lasciare l'Italia entro 7 giorni. Fatti spostare tutti i clochard, interviene il servizio di nettezza urbana che provvede a restituire pulito il porticato perché possano passarci i vicentini, i turisti e i pellegrini. Quando scende il buio e si accendono i locali, le forze dell'ordine si spostano in centro storico, nelle zone della Movida. Complessivamente vengono controllati 11 attività commerciali, 65 veicoli, 156 persone, di cui 45 stranieri e 15 con precedenti penali o di polizia. Risultato? Il questore firma 2 fogli di via obbligatori per un periodo di 3 anni nei confronti di 2 italiani con precedenti, trovati senza validi motivi a Vicenza. 5 gli avvisi orali nei confronti di altrettanti italiani, anche loro con precedenti. 6 le revoche di permessi di soggiorno nei confronti di un brasiliano, 3 albanesi e 2 tunisini. Ovviamente inutile dire che i controlli delle forze dell'ordine continueranno nei prossimi giorni perché la città è dei vicentini e di chi rispetta le regole.